Leggiamo dal libro dei Numeri, al capitolo 21, versetti da 4 a 9. Poi gli israeliti partirono dal monte Or e andarono verso il Mar Rosso. Durante il viaggio il popolo si perse d'animo. Il popolo parlò contro Dio e contro Mosè e disse: «Perché ci avete fatti salire fuori dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Poiché qui non c'è né pane né acqua, e siamo nauseati da questo cibo tanto leggero». Allora il Signore mandò tra il popolo dei serpenti velenosi, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: «Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Prega il Signore che allontani da noi questi serpenti». E Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: «Forgiati un serpente velenoso e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà morso, se lo guarderà, resterà in vita». Allora Mosè fece un serpente di bronzo e lo mise sopra un'asta. E avveniva che quando un serpente moriva qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Cari ascoltatori, care ascoltatrici, l'episodio che abbiamo letto, che abbiamo ascoltato, tratto dal libro dei Numeri, è un episodio strano. Strano per varie ragioni. Strano anzitutto per questa figura del serpente, questo animale molto strano anche ai tempi di Mosè, e che si trova questo episodio in un libro che è un libro anch'esso un po' strano, un libro ibrido, che è composto da diverse forme di scrittura. Vi sono certamente le narrazioni di Israele nel deserto, che riparte dal Sinai, dove aveva ricevuto la legge da Mosè, ma ci sono anche delle parti dove vengono emanate ancora delle leggi, delle prescrizioni, delle norme. E poi vi sono soprattutto delle lunghissime liste di nomi di famiglie israelitiche che man mano si succedono nelle generazioni lungo i 40 anni nel deserto. Possiamo dire che i primi 25 capitoli del libro dei Numeri sono dedicate alla generazione che ancora, a quelle generazioni che ancora avevano vissuto in Egitto, erano state educate in Egitto e che appunto avevano assorbito in qualche modo la cultura egiziana, la cultura degli idoli, la cultura delle immagini e la cultura della schiavitù. E sono proprio le generazioni che si ribellano, che mormorano nei confronti di Mosè, come avevano già fatto molte altre volte, sia prima di arrivare al Sinai, sia dopo. Questo episodio è praticamente l'ultima delle grandi mormorazioni, delle grandi proteste di Israele nel deserto. La differenza è che mentre nelle proteste precedenti il popolo mormorava e protestava soltanto contro Mosè e Aronne, qui viene detto chiaramente: il popolo parlò contro Dio e contro Mosè. Quindi in quest'ultima mormorazione il popolo non si rivolge esplicitamente soltanto contro le sue guide, come spesso avviene anche nei popoli moderni. Basta pensare all'Italia, dove spesso la popolazione, qualunque decisione venga presa o non presa da un governo, il popolo è sempre e comunque pronto a lamentarsi. Ma qui il lamento e la mormorazione sono
contro Dio stesso. E poi appunto c'è questa invasione di serpenti che Dio direttamente manda per punire il popolo di questo suo rivolgersi addirittura contro il Dio che li ha liberati dalla schiavitù e sta portandoli verso la terra che ha promesso loro. Il serpente è un animale strano perché è un animale ambiguo nella simbologia di moltissimi popoli dell'Oriente antico. Il serpente è viscido, sfuggevole, non può essere afferrato. Il serpente è più forte anche dei più grandi energumeni. La forza fisica non basta a proteggere dal morso, sovente mortale, del serpente. Al tempo stesso, il serpente in molte culture è anche il simbolo di ciò che guarisce. Basti pensare alle nostre farmacie. Il simbolo che c'è su ogni farmacia ancora oggi nei nostri paesi è quello di un bastone con un serpente che è attorcigliato su questo bastone. È il simbolo che era conosciuto in Grecia del dio Esculapio, il dio appunto della medicina, che viene rappresentato appunto con un serpente attorcigliato attorno a un bastone. Ora, l'invasione dei serpenti è mortifera per Israele. Israele paga la sua poca fiducia, la sua poca fede nei confronti di Dio e nei confronti delle guide che Dio ha voluto porre alla testa del popolo. Il serpente dunque è simbolo di morte. Oggi nella situazione presente potremmo sostituire alla parola serpente la parola virus e avremmo un'idea del terrore che venne seminato da questi serpenti nel campo degli israeliti. Però Dio dà un ordine che a noi pare forse ancora più strano del comparire stesso dei serpenti. L'ordine a Mosè di fondere un serpente di bronzo e di issarlo su un palo. E tutti coloro che si fossero rivolte, che avessero rivolto lo sguardo verso questo serpente innalzato su un palo di legno, avrebbero avuto salva la vita. Ecco che uno strumento di morte, come è il serpente in questo episodio, viene trasformato da Dio in uno strumento di salvezza. Ecco perché parlavo di un episodio molto strano, un episodio che sembra addirittura contraddire una delle leggi fondamentali del Decalogo che Dio aveva poco prima emanato per il popolo di Israele, cioè il divieto di farsi immagini e di rivolgere loro lo sguardo. Eppure per un popolo che era nato, era abituato alla idolatria, che poteva comprendere soltanto il linguaggio delle immagini, ebbene Dio usa questo linguaggio pur apparentemente contravvenendo a una delle sue proprie leggi per trasformare uno strumento di morte, qual è appunto il serpente, in uno strumento di salvezza e di vita. Questo episodio viene poi ripreso da Gesù, per come ci è riportato
nel Vangelo di Giovanni. E in questa trasformazione dello strumento di morte in uno strumento di salvezza, noi possiamo anche intravedere già il significato che avrà la croce per Gesù Cristo e per tutti noi cristiani. E ascoltiamo dunque il brano del Vangelo di Giovanni in cui se ne parla. Secondo Giovanni, al capitolo 3, leggo i versetti dal 14 al 17. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti, Dio non ha mandato suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Nel libro dei Numeri si racconta dell'episodio del serpente di bronzo, forgiato da Mosè per guarire dal morso dei serpenti vivi mandati da Dio gli ebrei. Gli ebrei che vivevano una fase di grave incertezza nel loro viaggio verso la terra promessa. Sembra un classico racconto arcaico in cui si confondono immagini di un Dio duro e vendicativo e pensiero magico, omeopatico, per cui richiamare ai fini positivi un evento negativo fa guarire. Però da questo racconto, sepolto nella notte del tempo del catechismo, Gesù fa derivare un insegnamento importante. Uno dei versetti più citati in tutto l'Evangelo è proprio questo: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Con queste parole Gesù solleva un tema che non è solo del passato, ma è anche un tema stringente che parla della realtà della fede di ogni giorno. E allora guardiamo rapidamente questo racconto e cerchiamo di capire quali sono gli elementi che possiamo e dobbiamo tenere per noi in questi giorni. Il contesto del cammino. La storia dell'Esodo è una storia di un percorso, quello degli ebrei, dalla condizione di schiavi a quella di persone libere. Le parole di Giovanni 3, quelle che contengono questo episodio, sono il proseguimento di un dialogo. Il dialogo tra Gesù e Nicodemo. Nicodemo, un uomo anziano, un uomo rassegnato, un uomo che sa che ormai i limiti della sua vita sono fissi, sono insuperabili. Sono due cammini, quindi quello degli ebrei e quello di Nicodemo verso la fede. Cammini problematici. Nell'esodo degli ebrei è un continuo andare e venire, accettare e pentirsi di avere scelto la libertà. La relazione di Nicodemo è di un realismo disarmante. Come può una persona adulta, anziana, nascere di nuovo? È ovvio, non può. Troppi vincoli lo incatenano al passato, vincoli storici, vincoli religiosi, vincoli di pensiero. Passiamo poi a vedere
l'animale, il serpente, l'oggetto in questione, citato da Mosè, citato da Gesù. I serpenti non erano solo degli animali pericolosi, ma erano anche uno dei grandi simboli della complessità della natura umana e della complessità della vita. Il serpente è velenoso, lo sappiamo, è velenoso fisicamente, ma è anche velenoso spiritualmente. Se ricordiamo nel racconto di Adamo ed Eva, è il serpente che avvelena la relazione tra Adamo, Eva e il creato. Però il serpente contiene nel suo veleno anche una piccola dose di antidoto. Il serpente è un animale un po' magico, non per niente anche oggi nelle nostre farmacie vediamo come simbolo quello di un serpente. E così è la vita. È pericolosa, rischia di trascinarti in posti dove tu non vorresti andare, dove tu preferiresti non entrare. Spesso ci avvelena la vita, ci rende cinici, ci contagia col veleno degli altri. Per vivere la vita, si dice, si potrebbe immaginare, si dovrebbe fare come fanno gli ebrei del tempo di Mosè, ma non solo loro. Un pizzico di magia e la vita sembra sempre più vivibile. E in tutto questo, come agisce Dio? Possiamo giocare con Lui al gioco della magia, guarda Gesù innalzato e sarai salvo? Ma la domanda vera è, se tu guardi a Gesù, che cosa vedrai? Non vedrai un oggetto che ti conforta e guarisce un po' capricciosamente, proviamo a immaginare, e se uno era stato morso ma era troppo lontano dal serpente di bronzo, se non riusciva a vederlo perché aveva la cataratta, moriva, Dio è così capriccioso? No, se tu guardi a Gesù vedrai un'altra cosa, la sua croce. Una persona specifica, Gesù, una persona che ha detto e fatto cose precise, che non solo ha subito le sconfitte della vita, ma ha anche assunto su di sé le sconfitte, offrendosi alla croce liberamente, consapevolmente. Se guardi a Gesù, vedrai che l'azione di Dio, quella che salva, quella che dà la vita eterna, va oltre il guardare. Significa anche credere. Ma uno potrebbe dire, credere è il contrario di fare, credere è l'opposto di agire. Ammettiamolo, per noi credere non è un verbo molto attivo. Si può rimanere tranquilli, cuocersi nel proprio brodo e tanto credere. Ma per Gesù credere non è passività, non è rassegnazione, piuttosto è cambio di prospettiva, cambio di punto di vista, cambio di approccio. Chi nel cammino della sua vita scopre che può credere che la croce di Gesù parla a lui, ha una nuova possibilità. Chi crede che la croce di Gesù, chi crede che la vita di Gesù non è condanna ma salvezza, inizia un cammino nuovo, un cammino diverso, sa dove andare. Sembrano espressioni vaghe, ma se le accostiamo all'idea, per esempio, di non giudicare, non condannare, se le accostiamo all'idea che la prigione del giudizio, la prigione della condanna avvelena sotto il punto di vista spirituale e non riesce a riconoscere la novità, la sincerità della vita neppure quando la incontra, allora vediamo che credere non è solo un modo dell'anima. Credere è un modo di vivere, credere è un modo di essere, credere è un modo di agire, di comportarsi. Credere porta alla vita eterna. Credere in Cristo significa avere la vita eterna, perché la vita di chi crede è piena, è ricca, è
illuminata, una vita in cui la nostra misericordia può essere attiva, può trasformarsi in prudenza nel giudicare gli altri e nel guardare agli altri con compassione, con simpatia, con empatia, con misericordia. Una vita che può essere limpida fino alla fine. Forse una vita ingenua, ma alla fine una vita serena.